Cari amici, buona giornata, ben incontrati. Buon lunedì 18 settembre. Riprendiamo questa lettura e commento del Vangelo del giorno. Abbiamo una settimana in cui leggeremo in maniera continua il Vangelo di Luca, al capitolo prima il settimo, poi l'ottavo, interrotti solo giovedì dalla festa significativa dell'Evangelista e Apostolo San Matteo. Invochiamo come al solito il dono dello Spirito con questa semplice preghiera. O Spirito Santo, Spirito del Dio vivente, vieni a noi e soffia su ciò che in noi è povero e fragile. Dalle nostre stesse ferite, fai zampillare un'acqua viva e con te la valle di lacrime diventa luogo di sorgente. Vieni, o Spirito Santo. Il Vangelo di oggi lo troviamo al capitolo settimo del Vangelo di Luca, i primi 10 versetti. Ascoltiamo. In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro, perciò avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo, ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico ad uno va ed egli va e ad un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Un episodio molto bello, questo del centurione che supplica per la salute del suo servo che ama, cui vuol bene. Innanzitutto, chi è questo centurione? È un ufficiale dell'esercito romano, quindi l'esercito di occupazione, e quindi in qualche modo un conquistatore, che però in forza della sua onestà e moralità è conquistato dalla religiosità degli ebrei. Sembra non solo un estimatore della religione ebraica, ma anche in qualche modo un praticante, al punto che lui stesso paga la costruzione della sinagoga di Cafarnao.
ha degli amici quindi tra i giudei, i quali intercedono per lui presso Gesù. Non è lui che va direttamente da Gesù. Interessante, non si sente degno di incontrare Gesù, questo grande profeta di cui si parla. Usa la mediazione di amici, alcuni giudei, suoi estimatori, i quali recano a Gesù la sua richiesta. Il centurione, persona degna, ha un servo ammalato, chiede che tu intervenga e lo guarisca. L'atteggiamento di umiltà da parte di questo centurione è messo maggiormente in risalto nel momento in cui Gesù si avvia verso la casa del centurione. Sapendolo, il centurione manda a dire: non occorre che tu ti scomodi, non venire da me, è sufficiente una tua parola, come succede a me con i miei subalterni. Gesù apprezza molto l'umiltà e la fede di questo pagano, e i servi, tornando a casa, constatano che l'amico, il servo amico del centurione è guarito. Un brano molto bello che dice il valore dell'umiltà, che è in grado di sviluppare quell'inizio di fede presente nel cuore dell'uomo. Il rapporto umiltà e fede è molto importante, perché con umiltà tu prendi consapevolezza del tuo limite e ti apri al mistero della vita e a colui che abita il mistero della vita, che è Dio e il suo Cristo, il Figlio di Dio. L'umiltà apre il cuore alla fede e apre all'incontro con Gesù. È ciò che Gesù ammira, la grande fede. Nemmeno in Israele, dice Gesù, ho incontrato una fede così grande. Ecco, a me sembra che ciò che io ricavo per me è questo invito a coltivare il senso della mia piccolezza e quindi dell'umiltà di fronte al mistero della vita e al mistero di Dio. Perché conservarsi umili di fronte al mistero della vita è stare al proprio posto, è implorare la sapienza, è avviarsi sul cammino della fede, fino al riconoscimento che Gesù può, è Signore e può intervenire nella nostra vita a beneficarla, a renderla più bella, a renderla più significativa. Un bel messaggio, mediato da questo incontro a distanza del centurione con Gesù, il quale apprezza il centurione. E ci salutiamo come al solito. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E a domani, se Dio vuole.